facciamo l'analisi di un mestiere in cui le donne sono minoritarie. Quindi diciamo che è una professione, per ragioni forse oggettive o soggettive delle donne, non è così intrapreso. È un mestiere che a mio avviso ha due componenti, una parte creativa e una parte di comando. La parte creativa è una parte che non si svolge in solitudine, è un lavoro collettivo. Il regista è un artista che deve avere a che fare con gli altri, dunque deve avere una relazione gerarchica. Non c'è niente di più organizzato gerarchicamente del cinema. C'è il rapporto tra creatività, organizzazione, comando. Per molto tempo, forse anche ora, c'è stata una diffidenza o anche una non grande voglia di affidare un lavoro in direzione alle donne. Io personalmente penso che oggi questa cosa è piuttosto caduta. Credo che sia qualcosa che è interessante capire nella mente della donna e nella sua scelta del lavoro. Un lavoro associato al comando. Il comando sugli altri è assimilato a una posizione maschile. Andar fuori, prima il comando, far lavorare 50 persone, dire la tua idea, realizzarla, coinvolgere gli altri, conservare la tua ispirazione anche se sei pieno di gente intorno, i tempi di lavoro, viaggiare, sono un milione di componenti per cui la regia è un mestiere che le donne intraprendono con meno frequenza. Certamente c'è anche il fatto che è antico come il mondo che la donna faccia l'attrice. Capacità di essere creativa, di abbandonare, di usare il proprio corpo, cantare, ballare, recitare, è qualcosa che appartiene al patrimonio femminile. Ovviamente le donne registe ci sono, crescono di numero, questa è una bella notizia. Cioè noi abbiamo un bagaglio di donne precedenti a noi che abbiamo visto fare cose di cui abbiamo sentito raccontare, che siamo noi. Ecco, io penso al piano della Campion, quella figura femminile in lotta tra l'amore, la passione e la sua essenza, che in quel caso è il pianoforte. Frida è un, per esempio, un film secondo me straordinario, di un personaggio fantastico, e contraddizione tra interno ed esterno. La cosa bella del cinema è che veramente il cinema fatto dalle donne c'è tante cose diverse. Quello che è veramente, forse interessa molto le donne che fanno regia, è il rapporto tra privato e il pubblico, cioè i sentimenti e ciò che sei fuori dalla famiglia. Una delle cose più terribili, più difficili, è togliersi dal senso di inferiorità femminile. Come se raccontare delle storie di donne, raccontare delle storie di famiglia fosse una cosa che sminuisce l'attività del lavoro. Cioè la famiglia è uno specchio del cambiamento del costume, del cambiamento dei rapporti d'amore, della sessualità, del rapporto con i figli. Tu puoi raccontare quello che vuoi, il problema è come lo racconti. Quanto sei capace di rendere un microcosmo che hai scelto per raccontare, metterlo in dialogo con tante altre cose, no? Com'è bello poi nell'arte, tutto si mischia. Una donna che fa arte poi diventa anche capace di capire, entrare in un uomo totalmente. Certe volte la mano è femminile, tu non te ne rendi conto, e questo è bello. Raccogliamo una gloriosa eredità femminile poco raccontata, e dunque è chiaro che in noi c'è una grandissima voglia di farlo. That's right. 45 seconds, Sanborn, leave! No. Go! It's okay, you're alright, you're alright. Don't leave me. Shit! Fuck him! Come on! Let's go! Sanborn, I got the suit! There's too many locks! There's too many, I can't do it! I do! I can't get it off. I'm sorry, okay? You understand? I'm sorry. Let off me! You hear me? I'm sorry! No. I'm sorry! No. Get down! أشهد أن لا إله إلا الله.